Andare. Ciao a tutti amici di Mountain Bike Radio, ben ritrovati a una nuova puntata. Quest'oggi parleremo di fitness e alimentazione in compagnia di Francesca. Ciao Francesca, come stai? Benissimo, grazie. Ciao a tutti quanti. Ecco, volevo giusto ricordare che io e te ci siamo conosciuti tramite un'azienda, che è la Naturveg. Io ti ho conosciuto appunto tramite il loro sito, che praticamente producono degli integratori per atleti e non vegani. Perché tu sei un'atleta vegana, giusto? Esatto, io diciamo che mi alleno, quindi sono un'atleta vegana da circa, non so benissimo il periodo, ma sicuramente circa 6 anni. Ok. E sono stata vegetariana prima per altri 4 anni più o meno. E il motivo proprio di questa intervista chiacchierata era un po' anche dovuta alle domande che mi sono arrivate più e più volte, perché anch'io essendo nell'ambito sportivo, Immagino. Tante volte le domande più frequenti sono: ma come fa un atleta vegano a integrarsi, come fa a prepararsi, come può gestire una stagione sportiva? Insomma, sai, le classiche domande di tutti. Allora ho detto, quale migliore occasione che chiamare Francesca, che è una personal trainer, atleta, vegana, e allora insomma ne approfitterei proprio durante questa puntata per farti un po' di domandine, per capire un pochino come vivi, che consigli puoi dare, se vogliamo anche spiegare magari a quelle persone che sono un po' scettiche, dare delle risposte proprio alle domande più classiche che arrivano. Per esempio, facciamo la prima: da dove prendo le proteine vegani? Da dove le prendono? Allora, sì, questa qui è una cosa ovviamente insieme a tante altre cose da sfatare, nel senso che magari io vedo che ancora oggi c'è l'idea del vegano come la persona un po' emaciata, la persona magra, con poche energie, anemica. E invece non è così. Non è così nel senso che ci sono tantissime fonti sia di proteine vegetali che comunque sia fonti dove una persona può nutrirsi e stare bene, stare meglio e addirittura appunto fare anche un percorso di sia di agonismo che comunque semplicemente percorso di atleta. Le proteine, le fonti proteiche sono diverse, basta solo, ecco, diciamo, informarsi. Quindi dalle classiche proteine della soia, dove nascono poi i vari derivati che possono essere tofu, possono essere tempeh, yogurt di soia, a i derivati del glutine, per chi non è intollerante ovviamente a questo alimento. Quindi seitan, piuttosto che affettati vari. Ovviamente poi andiamo a parlare anche di lupini e ovviamente dei legumi, che sono diciamo uno degli alimenti più comuni. E, quindi non, diciamo che, mettiamola così, non ci sono scuse, si può trovare tutto quanto. Si può trovare, ok. Poi un'altra domanda che spesso mi fanno è, per esempio, dove puoi trovare la vitamina B12 senza ricorrere per forza a integratori, oppure bisogna per forza assumerla tramite integratori? Allora, per i vegani la vitamina B12 va assunta tramite integratore, perché non è contenuta negli alimenti che consentono insomma la dieta vegana. Perciò la vitamina B12 è una cosa che quando si inizia a diventare, appena si diventa vegani, diciamo che non si avverte, o comunque anche dalle analisi non si vede una carenza, ecco. Okay. Ma si vede poi nel tempo, cioè si potrebbe vedere nel tempo. Quindi cosa accade? Che la vitamina B12 è quasi l'unica cosa che va integrata proprio a parte dagli integratori proprio di vitamina B12, o altrimenti semplicemente prendendo un multivitaminico che la contenga, o anche le tantissime proteine in polvere che appunto la contengono. Però questo è una di quelle di quegli elementi che vanno integrati. La domanda sempre che appunto mi è stata più e più volte rivolta è anche questa: ma ne vale la pena diventare vegani se poi dopo devi andare ad assumere un integratore per sostituire quell'alimento?
Allora, tu non fai nello specifico, non... scusami se ti interrompo. Sì, nello specifico, certo. Se ne vale la pena, per esempio, mangiare, adesso non so, la vitamina B12 credo che si trova nelle uova, no? Dicono. Sì, anche degli alimenti proprio animali. O degli alimenti animali, ok. Se ne vale la pena mangiare un animale per assumere la B12, oppure se è meglio non sacrificare l'animale e prendere l'integratore. Questa qua è la classica domanda, è tema di discussione che si ha anche quando ci si trova trasportivi vegani, vegetariani, onnivori, carnivori e via dicendo. Come qui si aprirebbe un mondo, perché possiamo parlare del lato etico, possiamo parlare del lato salutistico. Quindi diciamo che per semplificare e sicuramente abbreviare, direi che dal mio punto di vista l'assunzione di un semplice integratore vale la pena, ecco, sacrificare la vita di un animale, perché io comunque sia sono diventata vegana in questo senso, sia il fattore salutistico, nel senso che comunque sia, sappiamo, adesso non voglio andare a demonizzare, insomma, chi mangia carne, chi mangia derivati animali, ci mancherebbe altro, non sono il tipo. Però diciamo che comunque sia, sappiamo che le proteine animali in grandi quantità, senza entrare nei dettagli, ecco, carne rossa, eccetera, eccetera, comunque non fa proprio bene alla nostra salute. Questo, ecco, non lo dice la Francesca, ma lo dicono i medici, scienziati, persone, ecco, insomma, che sanno il fatto loro. Perciò se tu mi chiedi, ok, devi prendere un integratore, sì, tra l'altro anche veramente poco costoso, e in più, anzi, in un semplice multivitaminico fatto bene, ecco, ce l'hai già dentro, quindi non ti accorgi neanche di assumerla. Se la tua domanda è ne vale la pena, per me ne vale la pena. Ok, invece questa qua è una domanda più personale che ti rivolgo. Prima hai detto che si può diventare vegani per due motivi. Il primo per una questione salutista e un altro per una questione etica. Tu lo sei diventata per etica o per la salute, diciamo? Allora, io lo sono diventata, diciamo, possiamo dire per etica, anche se poi il rovescio della medaglia è il fattore anche salutistico. Nel senso che comunque sia, io ho intrapreso questo percorso molto naturalmente, nel senso che sono diventata prima vegetariana, quindi cominciando ad escludere prima la carne, questo ti parlo di una decina di anni fa, ho iniziato a escludere la carne, poi ho iniziato a escludere il pesce e poi piano piano le proteine, insomma, le fonti, i derivati animali, ecco. Ok. Diciamo che quello che mi è scattato è partito, diciamo, da, ti dico proprio, un mio episodio di vita personale. Ah, è bello, sì. È scattato dal fatto che ho adottato il mio primo cane in canile. Ok. In quell'epoca. Facendola breve, mi sono innamorata di questo cane, e ogni volta che io lo guardavo negli occhi, sentivo, non so come dire, lo sentivo umano, ecco. La stessa cosa che ho provato vedendo negli occhi il mio cane, l'ho provata un giorno mentre ero in autostrada e ho, come si dice, sorpassato uno dei camion che vanno ai macelli. Ecco, e sai, no, che ci sono le, come si dice, le sbarre, o perlomeno... Sì, dove ci sono gli animali che guardano fuori, ecco, esatto. Le barricate dei carceri. Ho incrociato lo sguardo di uno di quegli animali e niente, il mio cervello, o perlomeno il mio cuore, ha associato gli stessi occhi che io vedevo nel mio cane. E da lì mi è scattato qualcosa, per cui da quel momento non ho più mangiato carne. Poi via via, sempre per un fattore etico, quindi perché amo gli animali, ho escluso le altre cose. Quello che ci tengo a dire è che il fattore salutistico, diciamo che è stata una conseguenza.
nel senso che comunque sia, io ho notato che comunque stavo meglio, la mia pelle era più sana, quindi più bella, più luminosa. Ho sofferto di anche a volte di acne sulla pelle, cosa che negli anni, dopo che sono diventata vegana, ecco, ad esempio, si è risolta. Le analisi del sangue, molto importante, le analisi del sangue, le ho sempre avute con la, una leggerissima anemia. Sai, no, che si dice, le donne sì, hanno il ciclo, quindi è normale avere proprio quella leggera, leggera anemia. Le uniche analisi del sangue che invece non hanno rilevato questa cosa, quindi analisi perfette, le ho avute dopo che sono diventata vegana. Ho capito. Quindi, ho capito. Alimentandomi correttamente, chiaramente in tutto questo bisogna alimentarsi correttamente e sapere, insomma, quello che... informarsi, farsi aiutare, insomma, per... Sai che, adesso mi, legandomi a questo discorso, mi ricordo di una signora anziana che ho conosciuto, sempre, tra l'altro, visitando il sito della Naturvege, la quale mi diceva che era riuscita a migliorare i suoi esami del sangue. Lei non è che l'ha fatto per una questione di etica, diventare vegana. L'ha fatto semplicemente perché, appunto, aveva dei valori, tipo il colesterolo, veramente, veramente sballati. E allora mi diceva che proprio diventando vegana era riuscita a sistemare questi valori. Detto questo, tu dicevi giustamente di chiedere consigli, farsi seguire per adottare una dieta ad hoc vegana. La domanda è questa. Consigli comunque di andare da un nutrizionista per avere maggiori informazioni? Cioè, nel senso, almeno inizialmente, che consigli si potrebbero dare ai ragazzi che vorrebbero entrare in questo mondo? Allora, sicuramente il nutrizionista, insomma, la persona di riferimento è sempre comunque una cosa buona, nel senso, rivolgersi a qualcuno che ne sa. Ovviamente consiglio mio, ecco, è rivolgersi a qualcuno che magari si intende di dieta vegana o vegetariana, ecco. Quello che posso dire è che ci sono persone, ad esempio, come me, che magari sono ben disposte, ecco, a far avvicinare appunto le persone a una dieta vegana. Quindi dieta vegana è anche appunto legata anche allo sport, all'attività fisica. Quindi ad esempio a me è capitato di conoscere persone che magari mi hanno contattato perché sentivano esigenza di cambiare qualcosa nella loro vita e quindi di provare, di passare a una dieta solo vegetale e quindi chiedermi dei consigli. E sono molto fiera e molto contenta di aver aiutato queste persone che poi mi hanno ringraziato. Tra l'altro, tu parlavi di sport. Nella vita fai la personal trainer? Io sì. Diciamo che allora io come ho detto inizialmente mi definisco un atleta. Questa mia grande passione, ecco, diciamo, per il benessere, mi piace dire così, mi ha portato poi a fare appunto un corso di personal trainer e a fare dei corsi su alimentazione legata allo sport e quindi sì. Al momento mi occupo di persone online, vista, okay, sicuramente vista la situazione, ma comunque sia anche prima è una cosa che hai sempre facevo. Fatto. Tra l'altro sul tuo profilo Instagram, che dopo lo metteremo sicuramente anche qua sotto nelle descrizioni, ho visto delle bellissime foto, tu hai fatto anche qualche gara di cos'era? Che sport hai praticato? Allora sì, diciamo che sì, mi sono cimentata anche in questo qualche anno fa, circa due anni fa, mi sono cimentata sì in una gara di bodybuilding. Chiaramente cosa c'è stato un motivo, ecco, mettiamola così, per cimentarmi in questa cosa. Ovviamente io già appunto facevo attività fisica e tutto quanto, però diciamo che
volevo un po', tra virgolette, dimostrare che comunque sia si potevano ottenere risultati anche in quell'ambito seguendo una dieta vegana e chiaramente natural, quindi senza nessun tipo di aiuto esterno. E quindi ho voluto fare questa esperienza. Ho capito, brava, bravissima. Però tu segui un po' gli sportivi, un po' di tutte le tipologie, o più che altro incentrati sulla palestra, crossfit, piuttosto che fitness in generale, quindi dal cardio classico, come viene definito, quindi la corsetta, la bici o cose così? Allora, diciamo che a me piace aiutare le persone in generale, quindi nel senso che, diciamo, io non ho una preparazione specifica, ecco, per chi magari fa gare ad alto livello, così. Diciamo che mi piace aiutare a indirizzare le persone, sia che magari facciano semplicemente il piccolo allenamento a casa o se fanno l'allenamento in palestra. Ho capito. Quindi, diciamo, sì, è una cosa generale. È una cosa generale. Poi, un'altra cosa che mi ha colpito dal tuo profilo è il fatto che ti vedo sempre attivissima, dove fai vedere un sacco di piatti, cioè sei tu che prepari dolci, ricette, consigli, prodotti. Si attiva anche da un punto di vista proprio di cucina. Cosa ti piace cucinare? Allora, caro Stefano, ti confesso che sì, mi piace cucinare cose un po' particolari, cose fitness e vegane. Però sono un filino pigra in cucina, quindi le cose sono sempre, diciamo, non troppo elaborate. Quello che mi piace fare magari è fare dei dolcetti, mm-hmm. che infatti si preparano in pochissimi minuti. Nel quale appunto utilizzo tutti ingredienti vegetali, ma ecco, senza aggiunta di zucchero, senza aggiunta di grassi, diciamo che rimangono comunque sia degli sfizi, ma sempre nell'ambito fit. Quindi sul tuo profilo possiamo trovare anche queste, le pubblichi le tue ricette, le tieni come sì, segreto? Sì, assolutamente. Poi mi capita spesso anche di rispondere poi a chi mi manda dei messaggi, rispondo sempre a tutti molto volentieri. Ma qual è invece il tuo tipico giorno pianificato da un punto di vista nutrizionale? Ossia, tu ti alzi la mattina e cosa mangi? Allora, io mi alzo la mattina e prima di tutto, prima di ogni altra cosa, bevo un bel bicchierone di acqua con l'aloe vera, okay. che ho sempre qui a portata di mano. Eccola! Sì, allora sì, perché fa molto bene, ecco, prepara, diciamo, sia lo stomaco che l'intestino ad affrontare al meglio la giornata, mettiamola così. Poi dipende, ecco, dai giorni, però ecco, se devo dire una colazione che magari faccio, poi posso farla molto più avanti o la faccio dopo mezz'ora o posso farla anche 2 o 3 ore dopo, ecco, dipende anche dalle cose che ho da fare. Una classica colazione può essere appunto con un pancake fit o altrimenti con della semplice avena. Okay. Con aggiunta di proteine. Proteine le consiglio sempre, soprattutto a chi mi contatta, insomma, che vuole qualche consiglio, consiglio sempre di aggiungere delle proteine alla colazione, per non arrivare, diciamo, alle 10 del mattino con lo stomaco che brontola, insomma. Ok. Sulle proteine c'è un... Poi dopo ti chiederò cosa mangi a pranzo, cena, spuntini di cena, però proprio una domanda classica anche sulle proteine, perché non so per quale motivo sono quell'elemento dell'integrazione più discusso da tutti. Qual è la grammatura esatta? Perché c'è chi dice che ipotizzo che più di 1 grammo per peso corporeo fanno male, c'è chi dice ne devi prendere 2, c'è chi dice che anzi le proteine sono tutte una montatura, meglio usare gli aminoacidi, tutte le vitamine, usare solo quelle presenti nei cibi piuttosto che fare uso alla polvere. Cioè, veramente, ci sono tante scuole di pensiero. Qual è la tua? Allora, diciamo che anche questo è un discorso molto complesso, nel senso che comunque dipende da persona a persona. Ok.
Quindi uomo, donna, peso corporeo, tutto quanto. Dipende in che fase siamo, quindi se parliamo di sportivi, se parliamo persone che si preparano per gare, chi magari appunto deve fare una gara di bodybuilding, ecco, o chi semplicemente vuole mettersi tra virgolette a dieta, vuole definirsi in vista dell'estate, ecco, io dico, sono diverse, nel senso che il classico ti potrei dire così 1,5/2 grammi per chilo di proteine. Okay. Io non demonizzo le proteine, quindi ci sono diverse scuole di pensiero riguardo a questo, ci sono diverse scuole di pensiero, me ne rendo conto, però ecco, senza esagerare, però soprattutto se ci sta ascoltando qualche donna, qualche ragazza o anche dei ragazzi, insomma, che vogliono un pochino far uscire la tartaruga, un pochino definirsi, eccetera, eccetera, io consiglio di tenere alte le proteine, quindi di arrivare tranquillamente a 2-2,5. 2-2,5? Sì. Ok. Invece come... Ecco, adesso arriviamo al pranzo e quindi qui ti chiedo, quando arrivi al pranzo, cioè comunque le proteine sono, insomma, 2-2,5 vuol dire cosa devi mangiare? Cioè, se tu dovessi mangiare solo natural, tra virgolette, cioè natural non inteso che non è natural prendere le proteine in polvere, perché anch'io le assumo. Cioè, tu parli senza se polvere, prendi, ecco. Se non prendi integratori, quanto, cioè, devi mangiarti tipo 10 pacchetti di seitan al giorno, no? No, 10 pacchetti no, però fai conto che se già prendi un pacco di affettato vegetale, lì trovi già 30 grammi di proteine. Ah, è vero. Gli aggiungi tanta verdura, la verdura non scordiamoci che, ok, che è povera di calorie, povera, però non dimentichiamoci che anche i broccoli, ad esempio, hanno una buonissima fonte proteica. Gli asparagi, i funghi, gli spinaci hanno comunque una buona fonte proteica. Io sono una che mangia tante verdure, quindi accompagno sempre i miei pasti con le verdure. Quindi contando questo, poi possiamo aggiungere della frutta secca agli spuntini. Quindi vedi che le puoi raggiungere. Io sono una persona che integro con le proteine in polvere. Anche chiaro, perché non ci trovo anche... appunto... Sì, non ci trovo nulla di, ecco, di allarmante, però assolutamente mi rendo conto che ci sono, mi scontro, tra virgolette, anch'io tutti i giorni, ecco. Giustamente faccio il mio lavoro e cerco di pizzicarti, anch'io se devo esprimere Ma fai benissimo, Esprimere un mio parere anch'io, cioè. Siamo qua apposta e poi teniamo anche un po' di... Anch'io chiaramente ne faccio uso di proteine in polvere, anche perché... Mettiamoci anche nei panni, per esempio, anch'io gareggio in bicicletta, mi piace fare le gare di enduro, e quando sei in giro che, ragazzi, parti la mattina alle 9 a salire sulla bicicletta, scendi dalla bicicletta alle 14, alle 15, alle volte alle 16 o alle 17, cosa fai? Ti mangi, come fai a organizzarti bene la tua alimentazione durante la giornata? Io parlo bene, non mangiare la brioche, il panino, sai, no, cioè... Se vuoi mangiare certo. Bene, devi avere, secondo me, che non ci trovo assolutamente nulla di male, delle buone fonti di integrazione, come appunto delle proteine in polvere, degli aminoacidi, insomma, classiche cose. Assolutamente, gli aminoacidi sono giusti anche quelli. Nel senso, non ci trovo che assolutamente nulla di male, cioè non stai... Sono tutte cose tranquillamente commerciabili che trovi in farmacia. Quindi. Assolutamente, però ecco, al giorno d'oggi mi rendo conto che ancora tante persone vedono la proteina in polvere come qualcosa di assolutamente chimico e addirittura quasi dopante, ecco, mentre semplicemente le proteine, lo diciamo ancora una volta, sono uno dei macronutrienti che ci servono per vivere. Queste sono semplicemente fatte a polvere, quindi anche perché in un mondo, in una società sempre più globalizzata, come disegniamo così, dove praticamente viviamo una vita super mega frenetica, è anche difficile poi trovare magari il tempo, se,
possono aiutare anche in quello. È il momento giusto. Quindi no, possono no, aiutare anche in quello. Ottimo, quindi siamo arrivati al pranzo, che insomma abbiamo divulgato un pochino con questa storia delle proteine. Tu qual è il tuo pasto tipico a pranzo? Allora, il mio è sempre con comunque una fonte proteica, una buona percentuale di verdure crude e cotte. Consiglio ad esempio di mangiare verdure crude, insalata prima del pasto. Quindi io cerco sempre di mangiare delle insalate prima del pasto perché prepara, con gli enzimi che ha, prepara la digestione. E a seconda dei giorni abbino una fonte di carboidrato, quindi che può essere i cereali o piuttosto che delle fette di pane integrale, insomma, o può essere della pasta integrale, quello, insomma, quello che è, dipende dai giorni, ecco. Ok. Sì. Ok, quindi gli cerchi di comunque bilanciare bene fra carboidrati e proteine. Sì, poi ovviamente io, ecco, mi gestisco molto, cioè gestisco la mia alimentazione da sola, perciò riesco a gestirmi, insomma, posso anche, ad esempio, mangiare solo proteine a pranzo e dopo arrivare a sera che magari mangio il carboidrato, ecco, io mi gestisco molto, però ecco, bene o male, in linea di massima, facendo una cosa generale, diciamo che sì, più o meno è così. Spuntino, arrivi verso mezzogiorno, ok, siamo arrivati a mezzogiorno, a una quando mangi, verso le 3, alle 4 fai uno spuntino di solito? Allora, io di solito, specialmente ultimamente, non faccio spuntini a meno che, insomma, non abbia esigenza, però ad esempio uno spuntino che a me piace molto, allora, uno spuntino che consiglio di solito è la frutta secca, Ok. che comunque fa sempre molto bene e che si può unire anche appunto a delle proteine, quindi Ok. grassi e proteine insieme. A me, ad esempio, piace molto lo yogurt di soia bianco, senza zucchero aggiunto. Sono molto fiscale sugli zuccheri aggiunti, ecco. Ad esempio, quello lì è una cosa magari golosa, ecco, al quale appunto si può poi unire, insomma, del dolcificante, della cannella, delle proteine. Invece la sera, il pasto della sera, c'è anche qua, ci sono varie scuole di pensiero. C'è chi predilige eliminare i carboidrati alla sera, c'è chi invece dice che fanno bene prima di andare a dormire. Tu di che scuola di pensiero sei? Io sono di questa scuola di pensiero. Non conta mangiare i carboidrati alla sera o alla mattina, nel senso che dipende una persona come è abituata, nel senso. I carboidrati alla sera non fanno ingrassare, ecco, se questo è un po' il pensiero che hanno tutti, i carboidrati alla sera non fanno ingrassare, ma anzi, ti dirò di più, molte volte io prediligo e molte volte consiglio di spostare solo proteine a pranzo e lasciare il carboidrato per la sera, e ti spiego anche il motivo. Vai. Il carboidrato alla sera cosa fa? Ti aiuta a dormire meglio, fondamentalmente. Quindi, se tu mangi solo proteine la sera, specialmente se sei in ipocalorica, può succedere che fai fatica a prendere sonno. Te lo dico perché... Una mosca. Te lo dico perché è una cosa che io ho vissuto, che so cosa significa... So cosa vuol dire, quindi la sola proteina la sera ti può dare degli scompensi poi durante la notte, invece il riposo notturno è una cosa fondamentale. Perciò, siccome appunto, come abbiamo detto, i carboidrati alla sera non fanno ingrassare, anziché tenerli per la prima parte del giorno, li possiamo tranquillamente mangiare la sera. In questo modo ci aiutano a riposare meglio e a livello di stessa quantità di calorie non ci cambia nulla. Non ti cambia nulla, ho capito. No. Mamma mia, sai che abbiamo già raggiunto la nostra mezz'oretta a nostra disposizione, parlando fra proteine, carboidrati, Ma così stava secondo me volando. sfondi una porta aperta. Vabbè, io guarda, ne volevo approfittare giusto per farti ancora un paio di domande, al massimo il buon Gillo, che è il nostro fonico di fiducia, ci punirà, ma fa niente. A livello di integratori, ok, adesso abbiamo parlato delle proteine.
Tu potresti consigliarci, cioè, come integrare, cioè, cosa integrare, come integrare durante la giornata a uno sportivo, non parliamo di sportivi professionisti o agonisti, uno sportivo che ha la sua oretta di pausa pranzo da dedicare allo sport e magari ha la sabato e la domenica per allenarsi senza grossi problemi. Secondo, parliamo di uno sport che può essere prevalentemente cardio, quindi meno pesistico ma più di movimento, come potrebbe essere il ciclismo, il running, che magari allo stesso tempo fa anche qualche seduta in palestra per mantenere la massa muscolare attiva. Ok, allora di base consiglio sempre un multivitaminico fatto bene, nel senso comunque completo, il mattino insieme alla colazione. Quindi le vitamine sempre insieme a un pasto per riuscire a, a digerirle tutte, ecco, nel senso a, scusa, non mi viene la parola, insomma, Metabolizzarle. bravissimo, quello. Hai Quindi visto che ho studiato multivitaminico. l'italiano? Io mi pappino invece perché parlo e parlo. Scherzo, non ho studiato l'italiano, ho studiato lo svizzero, che non esiste. Dai, sto Vabbè, ma sì, dai, ci sta. Sì, dicevo, quindi multivitaminico di sicuro e omega 3 consiglio, sempre dopo pasto, dopo cena o dopo pranzo. Un'altra cosa che posso consigliare è un pre-workout. Ovviamente queste cose non sono neanche per forza uno se non prende gli integratori, però è una cosa che io consiglio. Un pre-workout che può avere dentro degli amminoacidi ramificati, quindi quelli che comunque sia aiutano a dare energia. L'arginina è sicuramente un amminoacido che può aiutare molto nel pre-workout o eventualmente anche intra-workout. E consiglio anche, per fare una cosa completa, gli essenziali, quindi gli aminoacidi essenziali in post-workout. Ho capito, perché comunque, certo, siamo partiti da bravissimo, siamo partiti Quindi dalla mattina e siamo già arrivati fino all'allenamento. BCA pre e EAA post. Ottimo, Workout. ottimo. Ok, siamo giunti alla conclusione, cara Francesca. Innanzitutto, comunque, grazie mille per essere stata in nostra compagnia, averci È dato un stato po' un queste piacere. informazioni, anche perché l'argomento veganesimo, soprattutto in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, viene sempre più discusso, se è giusto, se non è giusto. Ci sono tantissimi atleti che sto conoscendo, soprattutto quando viaggio all'estero, che mi dicono di essere vegani, e chiaramente anche tante altre persone che mi chiedono informazioni proprio su questo fenomeno. Loro hanno detto: guarda, perché non fare una puntata con la buona Francesca, atleta vegana, personal Un trainer e via piacere. dicendo, parlando proprio di questo fenomeno, che è stato molto interessante, e veramente grazie mille per avermi risposto a tutte queste domande. Se qualcuno volesse avere qualche informazione alla fine di questa bella chiacchierata, dove ti può trovare? Allora, sì, sicuramente sui social, quindi sulla mia pagina Instagram, FraFitVeg, sulla mia pagina Facebook, Francesca Ferri Vegan Fitness, o semplicemente inviandomi una mail, però ecco qui sicuramente trova i miei contatti. Ok, comunque sotto qua nelle descrizioni metteremo tutti i contatti di Francesca qualora vogliate contattarla. A me non resta che ringraziare Francesca, voi che avete guardato e ascoltato questa puntata qua su In Compagnia di Mountain Bike Radio. E insomma, cosa possiamo augurare ai nostri ascoltatori? Un buon Di proseguimento di passare, sì, serata. esattamente, Ciao a tutti, esattamente. ragazzi! Grazie a voi, ciao.